Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Riconnessioni, Educazione al Futuro. Io sono Luciano Sciascia e lavoro nel team di Riconnessioni. Riconnessioni è un modello di fondazione della Compagnia di San Paolo, realizzato a Torino e nella prima cintura, da Fondazione per la Scuola. Lo stesso progetto, in capo a Fondazione CRC, insiste anche nella provincia di Cuneo. Il nostro motto è promuoviamo l'innovazione della scuola agendo su infrastruttura, internet e formazione continua, che sono i due grossi binari su cui lavora il progetto. Rispetto all'infrastruttura, abbiamo sviluppato un modello coerente con i bisogni della scuola, è basato su collegamenti in fibra ottica, accesso internet ad alta velocità, cercando di coprire tutti gli spazi della scuola. Lo scopo è rendere agili i processi amministrativi, personalizzare la didattica e garantire l'accesso alla conoscenza a tutte e a tutti. Parallelamente, abbiamo sviluppato questo modello di formazione continua, modello che è basato sul confronto con le comunità scolastiche, sia della ricerca e dell'innovazione. Lo scopo è potenziare le competenze digitali e promuovere l'inclusione e la creatività nella scuola, personalizzare e diversificare la didattica rendendo agili i processi amministrativi. Questa sera, come Riconnessioni, abbiamo il piacere di ospitare il progetto per contare. Ecco, il tema trattato sarà l'approccio e le attività con le frazioni. A questo scopo, i nostri ospiti saranno Anna Angelucci della Fondazione ASPI Onlus, che ci introdurrà al progetto per contare. Seguiranno gli interventi di Anna Baccaldini Frank, Alessandro Ramplaud e Silvia Funghi. Colleghi dell'Università di Pisa, appunto, ci parleranno dell'approccio e delle attività con le frazioni, artefatti e manipolazioni per costruire significati matematici. Benissimo, prima di iniziare vi do qualche informazione tecnica. C'è la possibilità durante il webinar di fare delle domande da parte vostra. Per fare questo dovreste cliccare sul punto interrogativo che troverete sulla destra del vostro schermo. Cliccando accederete a una specie di chat e lì potete formulare le domande. Noi le raccoglieremo e cercheremo, se possibile, di rispondere a più domande possibili, appunto. Al termine di questo webinar produrremo come Fondazione per la Scuola, quindi come ente accreditato MIUR, un attestato a chi però frequenterà più del 50% del webinar. Il certificato sarà spedito all'indirizzo email che vedete scritto in grassetto, lab.riconnessioni@fondazionescuola.it. Tutti i materiali che vedrete, compresa l'integrale registrazione del webinar, e le slide che vedrete fluire saranno poi inviate alla vostra le troverete, chiedo scusa, sul sito di Riconnessioni, dove ci sarà una sezione dedicata a questo specifico webinar. Se dovessero esserci dei problemi tecnici, noi andremo avanti lo stesso, anche solo con l'audio. Visto che spesso ci capita di avere delle domande sugli attestati, ribadisco che l'attestato arriverà sul lab.riconnessioni@fondazionescuola. Troverete nell'email un rettangolo sul quale pigiare per ricevere l'attestato. Vi chiediamo di aspettare qualche secondo perché l'attestato venga scaricato sul vostro computer. A questo punto chiederei alla regia di togliere la condivisione e chiederei al nostro primo ospite di iniziare con i contenuti del webinar. Paola, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie Luciano. Bene, io sono Paola Angelucci e vedete il mio schermo?
Sì, coordino il progetto Per Contare per la Fondazione ASPI. Quindi due parole prima di lasciare la parola agli esperti di didattica della matematica sul progetto Per Contare. Il progetto ha l'obiettivo di mettere a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento della matematica. Noi come Fondazione ASPI ci occupiamo di favorire l'inclusione delle persone con difficoltà e con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società. Io in particolare mi occupo di scuola. Per quanto riguarda la scuola, in particolare abbiamo da sempre, insomma, sono 40 anni che con le tecnologie cerchiamo di andare incontro ai bambini, agli insegnanti, ai bambini con difficoltà, agli insegnanti e alle famiglie. E in particolare tanto abbiamo fatto per quanto riguarda le difficoltà di apprendimento nella lettoscrittura e per la matematica. Abbiamo iniziato a occuparci nel 2010-2011 perché erano tantissime le richieste che ricevevamo dagli insegnanti. E perché? Per quale motivo ci siamo occupati di questo? Perché siamo partiti dalle evidenze scientifiche che evidenziano proprio che ci sono tanti, troppi bambini con difficoltà di apprendimento della matematica e solo una piccola percentuale di questi ha problemi di discalculia. Quindi gran parte delle difficoltà di apprendimento di chi non ha questo problema specifico può essere superato con appropriate pratiche didattiche sin dai primi anni della scuola primaria. Quindi Per Contare cosa fa? Realizza guide didattiche multimediali, fruibili online e gratuite per i docenti della primaria. Le guide sono disponibili sul sito www.percontare.it e lo sviluppo di questi materiali, di queste guide, ha seguito, diciamo così, è stato sviluppato in due fasi. La fase 1 dal 2011 al 2014 con la realizzazione delle guide per la prima e seconda della primaria. E qui abbiamo lavorato con l'Università di Modena e Reggio. Noi avevamo sempre come Fondazione ASPI il coordinamento del progetto che è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo con il supporto operativo della Fondazione per la Scuola. Nel 2019-2022 siamo partiti con la seconda fase del progetto e quindi proprio per proseguire con lo sviluppo delle guide dalla terza alla quinta, perché in effetti ci eravamo fermati alla classe seconda. E le guide sono state sviluppate, sono in corso di sviluppo secondo questa articolazione cronologica. Quindi stiamo lavorando al momento alla guida di quinta che sarà pubblicata in settembre 2022. Le altre sono già pubbliche. In questa seconda fase del progetto stiamo lavorando con l'Università di Pisa, quindi con la professoressa Anna Baccaglini Franca e i professori Silvia Funghi e Alessandro Ramplud che parleranno dopo di me. Il progetto è finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo che ci dà anche il supporto operativo come quello che ci sta dando oggi e nei webinar che sono stati realizzati fino adesso. Quindi andiamo alle guide, come vengono realizzate? Quindi vengono elaborate delle proposte didattiche che vengono sperimentate con adesso, insomma, no, in sintesi, insomma, con un duplice ciclo di sperimentazione nelle classi, vengono raccolti feedback e poi dopo la raccolta di questi feedback vengono pubblicate sul sito, vengono rese pubbliche. Chi lavora con noi? Lavorano le scuole, alcune scuole delle regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Anche se poi comunque sia tutti i materiali, come ho detto prima, tutti i materiali che vengono realizzati rimangono sul sito a disposizione dei docenti, di tutti i docenti del territorio nazionale attraverso il sito percontare.it. Dove nel sito c'è una sezione guide che vedete qui indicata, dove è possibile trovare tutto quello che è stato realizzato o pubblicato. E cosa trovate nelle guide? Le proposte didattiche con tutta la documentazione, foto, video, quelle più, insomma, quelle significative che abbiamo indicato, insomma, selezionato per le guide. Trovate anche delle schede didattiche che vengono anche preimpostate, dei materiali anche qui preimpostati. Postati per la costruzione di artefatti.
progetti che possono essere realizzati anche in classe, infatti le guide contengono anche dei video per realizzare questi materiali insieme ai bambini. Trovate sul sito anche il riferimento a tutti i software che sono stati realizzati, sviluppati nel progetto, che sono circa 25 ad oggi, e quindi che vanno dalla prima alla quarta, quelli pubblicati. Stiamo lavorando ai materiali di Quinta, ai software di Quinta. Trovate anche, per quanto riguarda la geometria, anche i riferimenti per l'uso di un robottino virtuale che abbiamo proprio realizzato nell'ambito del progetto. Il riferimento al software lo trovate comunque nella guida, nell'elenco che c'è a sinistra, e lo trovate comunque anche nella sezione risorse, dove oltre all'area software trovate anche i video formativi. Mi soffermo su questi perché è qui dentro che potete trovare tutte le registrazioni dei video, dei webinar realizzati e delle formazioni realizzate dal 2011 ad oggi. In più trovate nella sezione progetto le informazioni per i genitori, e quindi per informare i genitori di questo progetto e quindi di come è articolato, e inoltre nella sezione guide trovate anche le domande frequenti su cui mi soffermo solamente perché abbiamo, diciamo così, accorpato tutte le domande che ci avete fatto, rivolto in questi anni, sia attraverso le email, ma anche attraverso i webinar, e abbiamo inserito le risposte a queste domande frequenti all'interno di questa sezione. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla professoressa Anna Baccaglini Frank. Grazie Paola. Aspetto il via. Ecco qui. Bene, allora con grande piacere io comincio il nostro incontro di oggi, diciamo la parte contenutistica che riguarda appunto il nostro approccio a attività con le frazioni, diciamo facendo un passo avanti o due passi avanti rispetto a quanto abbiamo già presentato in webinar precedenti. Più precisamente andremo a parlare di alcuni aspetti matematici e didattici che rendono le frazioni un argomento particolarmente difficile. Quindi questa prima parte che racconto io l'abbiamo intitolata Le frazioni sono difficili e cercherò di spiegare, diciamo, alcuni dei motivi perché diciamo così. Poi Alessandro presenterà alcuni passaggi didattici sulle frazioni che affrontiamo nelle guide e vi ricordo che le nostre scelte sono mirate alla prevenzione dell'instaurarsi di alcune misconcezioni classiche, oltre che delle difficoltà conseguenti. E vogliamo promuovere un approccio, un apprendimento, scusate, che sia prima di tutto legato ai significati matematici. Questo ci caratterizza un po' sempre. Nel caso delle frazioni vedremo che i significati in gioco sono parecchi, ma ci teniamo comunque a lavorare in questo modo perché anche per prevenire e supportare bimbi che ci tengono molto, diciamo, a capire i perché e che spesso sono in difficoltà davanti a procedure senza significato, noi cerchiamo, diciamo, di rendere fruibile, comprensibile e piacevole anche, speriamo, la matematica che affrontiamo. E infine Silvia ci farà un po' di spoiler, diciamo così, su alcuni futuri sviluppi legati a proposte che stiamo sperimentando o progettando proprio adesso. Quindi, le frazioni sono difficili, andiamo a vedere un po' perché. Ora, questa immagine l'avete vista, credo, più volte, se è da un po' che ci seguite, e la usiamo per raccontare che c'è un passaggio piuttosto delicato che affrontiamo e affrontano i bimbi tra la seconda e la terza primaria. Si passa dal lavoro sull'insieme dei numeri naturali, che è stato insomma, svolto molto nelle classi prime e seconde, a un lavoro su un nuovo insieme numerico, che è quello dei numeri razionali. Questo passaggio comporta un po' un salto perché la frazione, che è una delle rappresentazioni dei numeri razionali, è un oggetto matematico diverso dai naturali, ma che fa uso dei naturali, in particolare di coppie di numeri naturali, ma è molto più complesso.
Inoltre, l'insieme dei razionali non segue più tante delle regole che invece valevano nell'insieme dei naturali, diciamo regole del gioco, le proprietà in realtà vedremo che sotto sotto sono rispettate, ma alcune cose, adesso vedremo alcune di queste che non tornano più, danno abbastanza fastidio. Quindi i bambini devono imparare a gestire un nuovo livello di complessità, incorporando il sapere precedente sui naturali dentro questa nuova struttura. Andiamo a vedere alcuni esempi di difficoltà ben note, non siamo noi sicuramente a raccontarle per la prima volta, ma ci tengo a condividerle perché è proprio su queste, per affrontare queste e prevenire il più possibile queste, che facciamo quello che facciamo. Dunque, per esempio, se guardiamo questo item di una prova Invalsi, vedete, si chiede di osservare queste rappresentazioni di numeri, quindi ci sono quattro rappresentazioni di numeri qui, e chiede di cerchiare tutte quelle che rappresentano lo stesso numero. Ok? Quindi qui è usato bene, diciamo, effettivamente è così, queste scritture rappresentano dei numeri, alcune di queste rappresentano proprio lo stesso numero. Vedete che le risposte errate sono il 56% qui sul campione nazionale, ma andando a vedere nello specifico vediamo poi un po' più a livello qualitativo che cosa può succedere. Qui ci sono state delle interviste fatte da alcuni nostri colleghi e molto molto interessanti che aiutano a capire un po' di più che tipo di ragionamenti vengono fatti dai bambini. Allora, queste sono le risposte al protocollo scritto, diciamo, di cui è rimasta traccia di un bambino che ha risposto a questa domanda cerchiando i tre numeri che vedete cerchiati e diciamo ragionando con queste rappresentazioni che si è fatto. E poi è stato intervistato su questa sua produzione e vedete che poi ce lo spiegherà anche che la metà, eccola qui, la metà, quindi un mezzo, non ha la stessa rappresentazione che i 5 decimi, vedete qui 5, anche nella rappresentazione diciamo rettangolare, ci sono 10 parti, ne sono colorate 5. Poi ha tentato diciamo anche delle figure più circolari e il 50% meno che mai, no? Vedete metà di 100, addirittura qui non usiamo più rettangolini, cerchi e quant'altro. Quindi i processi che sta mettendo in atto questo bambino per decidere che effettivamente queste tre rappresentazioni di numero rappresentano lo stesso numero, sono diversi. In particolare, quando si cerca di indagare un po' meglio, l'intervistatore gli chiede: ma perché non li hai disegnati, diciamo, nello stesso modo? Perché hai fatto questo disegno? Lui dice: 5 decimi sono tutti questi, indica le parti, mentre un mezzo non è diviso. Diciamo, probabilmente sottinteso sta dicendo parti, non è diviso, di 2 prendo 1, probabilmente si sta riferendo alla procedura che gli consente, diciamo, di dare un significato a questa scrittura. E per lui, come per tantissimi bambini, la procedura è: faccio le parti, faccio tante parti quante mi dice il denominatore, e poi ne prendo, faccio e ne prendo. Questo è anche il lessico che qui in Italia si usa molto. Quindi effettivamente il processo è diverso per denominatori diversi, è diverso per 2, per 5, per denominatore 10, poi figuriamoci per il 50%, dove addirittura c'è quel 100 nascosto che lui ha individuato, diciamo sarebbero in qualche modo centesimi se dovessi fare quella ripartizione, che effettivamente non fa perché sarebbe un po' lungo. E comunque questo bambino risponde correttamente. Guardate invece questa bimba che allo stesso quesito ha comunque risposto correttamente. Ma quando l'intervistatore insiste un po' e dice: beh, se sono numeri, allora li possiamo anche andare a mettere su una linea dei numeri. No, poi incerta, poi gli dice: va bene, un mezzo dove lo metteresti, l'intervistatore? E lei a colpo sicuro indica questo punto qua, diciamo un punto a metà tra 1 e 2. E dopodiché l'intervistatore dice: va bene, e cioè no, va bene, no, ma e 5 decimi? Beh, qua no, e fa un gesto con la mano che indica la lunghezza della retta e l'intervistatore allora: ma non ci sta, cioè deve andare più a destra, e lei annuisce, cioè cerca di metterlo tra 5 e 10, molto probabilmente. Quindi vedete, ci sono enormi difficoltà nel
capire come, che cosa significhi posizionare una frazione sulla linea dei numeri e gestirlo quindi in qualche modo come altri numeri che invece sappiamo gestire sulla linea dei numeri, per esempio facendo operazioni anche di addizione e sottrazione di cui parleremo, abbiamo un po' parlato e riparleremo oggi. E questo tipo di difficoltà viene riscontrata, diciamo, in maniera più quantitativa, sempre da diversi item invalsi. Qui abbiamo tirato fuori un altro paio di esempi in cui vedete si chiede di mettere in relazione delle scritture, in questo caso anche in forma decimale, che è un'altra rappresentazione dei numeri razionali, in corrispondenza quindi simboli con tacche sulla retta. E vedete che le percentuali di risposte sbagliate sono molto molto alte. Quindi penso che mi stiate credendo sul fatto che le frazioni sono difficili. Adesso cerchiamo di capire ancora un po' meglio perché. Beh, ci sono almeno questi aspetti problematici da considerare che qui ho messo in forma di domanda. Qual è la relazione delle frazioni con i numeri naturali? Vediamo che non è banale. In quali modi si può rappresentare una frazione? Che cos'è una frazione? Vedremo, è tante cose. Quali relazioni ci sono fra frazioni e numeri decimali? Quali relazioni ci sono fra frazioni e percentuali? Quali relazioni ci sono fra frazioni e probabilità? Solo per toccare alcuni degli aspetti che di solito vengono in qualche modo, diciamo, toccato nel curriculum di scuola primaria. Allora, andiamo a vedere, non posso parlare a fondo di tutto, però diciamo alcune delle cose più comuni. C'è un conflitto, vi accennavo prima, con i numeri naturali. E cosa significa? Beh, molte difficoltà derivano da un tentativo di generalizzare ai razionali proprietà che valevano sui naturali. Per esempio, nell'insieme delle frazioni, o più in generale, diciamo, dei numeri razionali, non esiste, ma consideriamo anche solo la scrittura in frazione, non esiste la frazione precedente o successiva ad una data. Esistono tante frazioni precedenti o successiva ad una data, infinite in realtà, perché tra due frazioni ci sono addirittura infinite frazioni, mentre nei numeri naturali non era assolutamente vero questo. E questo genera parecchie difficoltà e quindi errori, diciamo, legati a questa misconcezione. Poi il risultato di una moltiplicazione di un numero per una frazione non necessariamente è un numero maggiore dell'intero di partenza, no? O di ciascuno dei due fattori a seconda della moltiplicazione che do. In particolare se una delle frazioni che uso per moltiplicare, diciamo, l'altro numero è più piccola di 1, otterrò un prodotto che è diminuito anziché cresciuto, come invece succede con i naturali. Ancora, la stessa frazione può essere rappresentata da scritture diverse, pur rimanendo nella scrittura come frazione, numeratore, fratto, denominatore, le cosiddette frazioni equivalenti sono un esempio di appunto infinite scritture, in realtà, di un numero naturale fratto un altro numero naturale che rappresentano lo stesso numero. Bene. Poi ci sono i diversi significati di frazione. Qui ne elenchiamo alcuni, non siamo esaustivi, però diciamo tra quelli più diciamo, affrontati in diversi pezzi del curriculum ci sono sicuramente la parte tutto e sicuramente tutti i libri che abbiamo analizzato battono moltissimo su questo significato e l'avete visto anche prima, i bimbi fanno di questo intero, tante parti quando mi dice il denominatore e ne prendo quanti dice il numeratore. Comunque è ricondotto quasi sempre ad una procedura, purtroppo per come vengono insegnate per lo più. Poi, frazione come punto su una retta, abbiamo visto prima. Frazione come operatore, se dico 3/4 di 20, un numero, ma anche un'altra grandezza, non necessariamente espressa come numero. Frazione come rapporto, il rapporto qui sarebbe 3/4, no? Quindi 3 rispetto a 4, mi può interessare guardare questo rapporto. E questo forse è utilizzato più o più esplicitamente in altri paesi, comunque sicuramente ha un significato importante. E frazioni come quoziente.
Dunque, noi ora guarderemo qualche altra misconcezione, diciamo, che nasce da questo significato, che comunque va affrontato e utilizziamo molto anche noi. Affronteremo nella parte, diciamo, prima di Alessandro oggi questa delle frazioni come punto su una retta, toccheremo un po' anche frazioni come rapporto e poi nella parte che ci racconta Silvia apriremo anche a altri significati di frazione, vi racconterà. Come? Allora, difficoltà legate alla frazione come parte tutto sono diverse. Una è anche legate agli approcci che diciamo tipicamente si usano seguendo principalmente questa linea e questo significato. Allora, c'è un'importanza molto significativa dell'intero di riferimento. Per esempio, se io divido, diciamo, faccio quattro parti, okay, di questo rettangolo e dico questo arancione è un quarto, dico è un quarto e nel linguaggio così dico semplicemente un quarto, faccio vedere questo un quarto, ma mi dimentico quasi sempre dell'intero di riferimento, un quarto di chi? E me lo perdo una volta che io ritaglio tutti quei pezzettini, non ho più il mio rettangolo di partenza, mi sono persa l'intero. Poi c'è il problema del significato della parola uguale. Questo è un quarto, ma anche questo triangolo qui è un quarto e questo blu è un quarto. E un quarto è sempre uguale a un quarto? Sì, è vero a livello di numeri, ma sicuramente questo rettangolino non è uguale a questo triangolo e non è nemmeno uguale a questo rettangolo qui, che è un altro quarto pure dello stesso intero. E vedete qui affrontare per bene il discorso cosa è uguale e che cosa no, significa affrontare congruenza ed equiestensione, che invece sono concetti che di solito si sviluppano in quinta, quindi ben più tardi di quando si è lavorato sulle frazioni. Un altro problema tipico è quello delle frazioni improprie, se batto sempre e solo tanto sul significato di frazione come parte tutto. Per esempio, chiedo di rappresentare 5 quarti. Bene, allora prendo il mio intero, faccio i quarti perché è quello che devo fare e poi come faccio a prenderne 5? Divido in quattro parti e ne prendo 5, ma non c'è, dov'è il 5, no? E allora l'insegnante dice, ma no, ma devi considerare un altro intero, ovviamente. Allora mettiamo un altro intero e devi prenderne una parte di questa qui. La prendo e tanti bimbi dicono, vabbè, ma così ho 5 di 8. 5 ottavi perché sono 8 parti, no? E ne ho prese 5. E come dirgli che ha torto? Purtroppo poi diventa un'impostazione dall'alto da parte dell'insegnante che dice no, si fa così e la comprensione se ne va a quel paese perché diventa tutto solo a discrezione dell'insegnante, è solo l'insegnante che sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questo è il contrario di quello che vogliamo promuovere con Per Contare. Bene. Allora, giusto per finire con un cenno ad altri studi, ci sono veramente tantissimi studi, una vastissima letteratura sulle frazioni e difficoltà sulle frazioni, solo per dirvi che i significati sono veramente tanti, Hart qui parla di almeno 7 significati diversi. Mi piace questa sua citazione perché mostra in maniera un po' artistica, diciamo, alcune delle difficoltà. Dice, durante gli anni della scuola elementare i bambini incontrano più volte i numeri razionali, ovviamente solo secondo alcune di queste accezioni, ma come quando un attore sapientemente truccato diventa irriconoscibile, i bambini non riescono a riconoscerli, non riescono da soli a rendersi conto che c'è una sola astrazione matematica sottostante. E quindi, se anche si affrontano tanti significati, sono tutte cose diverse. Un altro gruppo di ricercatori conclude un loro studio sulle frazioni con questa esortazione. Invece di correre a fornire agli studenti diversi algoritmi per eseguire operazioni sulle frazioni, gli insegnanti dovrebbero porre più enfasi sulla comprensione concettuale delle frazioni. L'insegnamento delle diverse operazioni tra frazioni dovrebbe essere direttamente collegato a specifiche interpretazioni delle frazioni. Ed è proprio questo che andremo a fare noi, per cui ho alzato la palla e ora Alessandro schiaccerà. Ti passo la parola, Alessandro. Grazie infinite, Anna. Grazie
Buonasera a tutte e a tutti. Quindi prendo la parola a questo punto e mando ovviamente immediatamente in presentazione, spero si veda. Dunque, dicevamo a questo punto, quindi di nuovo grazie per l'alzata e proverò a vedere cosa riesco a schiacciare. Mettiamoli in questi termini. A questo punto, quindi, ritorniamo ancora una volta su uno dei punti nodali del progetto per contare, cioè le frazioni, come anticipava Anna, come appunto su una retta. Ripercorreremo ovviamente in modo molto veloce alcuni elementi già visti in altri webinar e a cui ovviamente rimandiamo, ma punteremo specificatamente l'attenzione sull'importanza di alcune consegne. Legate ovviamente all'individuazione della tacca che identifica le frazioni sulla retta. Come anticipato, il progetto per contare punta in modo molto deciso per le classi terze, quarte e quinte all'approfondimento del tema frazioni, ritenendolo uno dei contenuti privilegiati per lo sviluppo delle competenze matematiche sul lungo periodo. C'è molta letteratura da questo punto di vista. Sono già stati svolti diversi webinar che qui vediamo ricapitolati, in cui è stata sottolineata la delicatezza di questo passaggio e quindi l'attenzione che ogni insegnante è importante che dedichi a questo argomento. Soprattutto lo sguardo si è rivolto a tentare di evitare difficoltà nello sviluppo del concetto di frazione. Nello specifico, poi, possiamo dire che infatti ci sono approcci che prevedono di guardare prevalentemente al significato di frazione come parte tutto di oggetti bidimensionali, per esempio, creando il problema di mettere in relazione elementi equiestesi, come le fette di torta, per esempio, oppure la pizza, la cioccolata, senza aver però ancora affrontato il tema in realtà dell'equiestensione. Sappiamo che è un tema normalmente che viene affrontato in quinta primaria. Abbiamo quindi privilegiato il significato di frazione come tacca su una retta, utilizzando artefatti che spingono maggiormente lo sguardo su strutture unidimensionali. Li vedete qui rappresentati in nastri, l'asta d'era e la retta delle frazioni. Per esemplificare ancora meglio quanto detto precedentemente, possiamo, citando una nostra insegnante sperimentatrice, dire che la linea ha sì un intero di riferimento che aiuta a definire la singola unità frazionaria, ma rimane aperta in modo naturale ad essere prolungata aggiungendo tutte le unità frazionarie che vogliamo, intero dopo intero, a differenza di interi che per loro natura sono finiti. Abbiamo visto l'esempio di prima, come una figura, una pizza, una torta, eccetera. Sottolineiamo molto questo aspetto perché è una delle caratteristiche che maggiormente discostano l'approccio di per contare dalle metodologie più diffuse e rintracciabili nei libri di testo per la scuola primaria. Quindi, per tentare di costruire la cornice di significato nel quale si articolano le guide di per contare, ritorniamo molto velocemente a ciò che proponiamo per la classe quarta. Infatti, dopo un'iniziale ripresa dell'asta d'era, introduciamo un nuovo artefatto, la retta delle frazioni. La vediamo qui rappresentata. Nel sito di Percontare, anche per questo artefatto, è possibile trovare il video tutorial per la costruzione. Come si può osservare dalla figura, l'artefatto si può descrivere come una linea dei numeri cartacea, dove sono segnate le posizioni relative al punto 0, che vediamo a sinistra in questo caso, e al punto 1 U quadratizzata. Questa U quadratizzata indica l'intero di riferimento, che corrisponde alla lunghezza del segmento che va dalla tacca 0 alla tacca appunto 1 U quadratizzata. Questa U quadratizzata è molto importante, cioè il riferimento continuo all'intero di riferimento, che poi vedremo e vedremo anche che si evolverà nel corso del lavoro. Nella foto più in basso vedete vari moduli che corrispondono ovviamente ad alcune unità frazionarie di questa lunghezza. Un mezzo di U è una striscia che è lunga la metà dell'intero di riferimento, eccetera. Attraverso poi questi moduli è possibile andare a collocare le frazioni sulla retta, affiancando i moduli relativi alle unità frazionarie a partire da zero. Nell'immagine sopra vedete come si può andare a collocare, per esempio, la tacca relativa alla frazione 2 settimi U quadratizzato, affiancando due moduli da un settimo U quadratizzato.
Qui poi vediamo un esempio delle schede che sono fornite dalle guide di Percontare, e come vedete ci sono appunto tutti i materiali sono stampabili per la retta delle frazioni e per i moduli da ritagliare. Qui si può ovviamente dare ai bambini questo artefatto anche da potersi portare con sé, tenendolo per esempio dentro una bustina. Questo invece è l'artefatto in versione digitale. Come anticipava Paola all'inizio, il sito di Percontare ha tutta una serie di software, e questo è uno di questi software, appunto, dove ritroviamo la linea dei numeri con le posizioni 0 e 1 u quadratizzato, su cui si possono andare a posizionare varie unità frazionarie che il software è in grado di generare. Il software è in grado di generare dalla striscia intera, quindi un primo, fino appunto a poi un mezzo, ovviamente, un mezzo u quadratizzato, e arriva fino a un 1/24 di u quadratizzato. Il software è stato ulteriormente aggiornato, qui vedete fino al 20, ma si arriva fino al 1/24, quindi non si ferma più a un 1/20, come dicevamo. Questo per individuare poi differenti collocazioni delle frazioni appunto sulla retta. L'artefatto costruito in questo modo permette di continuare a lavorare principalmente sui due significati di frazione, cioè frazione come rapporto tra grandezze, in questo caso però specificamente le lunghezze, e di frazione come punto su una linea. Come vedremo anche successivamente nell'introduzione della collega Silvia Funghi, questi artefatti sono assolutamente indispensabili per sviluppare il processo di costruzione dei significati legati alla frazione, per cui ovviamente vi consigliamo, chi dovesse scegliere appunto di seguire questo tipo di percorso, di non avere fretta. Purtroppo questo è un problema che è un problema, è una, a nostro avviso, un elemento importante e caratterizzante proprio il progetto per contare. Entriamo così nel cuore del problema, ossia, una volta che ci siamo messi sullo spazio della retta dei numeri, che va da 0 all'intero di riferimento, e qui li vediamo indicati, il cuore del problema diventa ovviamente questo. Se ho un'attacca sulla retta che rappresenta un numero razionale, come faccio a capire se e a quale frazione corrisponde? Quindi la questione su cui si comincia a ragionare già nella seconda fase dell'attività sulla retta delle frazioni è proprio un'attività che ha questa caratteristica, cioè individuare la posizione di un'attacca sulla retta. Attenzione, non tutti i punti sulla retta, questo è indicato bene anche nelle guide, si possono associare ad un numero razionale, perché alcuni punti ovviamente corrispondono ai cosiddetti numeri irrazionali. Questo è un aspetto ovviamente che l'insegnante è molto importante che tenga presente. Per un approfondimento ovviamente rimandiamo al webinar del 23 giugno del 2021, dove abbiamo appunto affrontato questo aspetto. Passiamo ora su uno dei passaggi più delicati del lavoro con la retta delle frazioni. Supponiamo di aver scoperto che un'attacca sulla retta delle frazioni può essere raggiunta a partire dall'attacca 0 affiancando 5 moduli da un sesto di u quadratizzato. A questo punto, per analogia con quanto avveniva per l'addizione dei numeri naturali, alla retta dei numeri vista in classe prima e in classe seconda si può arrivare ad associare all'attacca misteriosa la scrittura additiva un sesto di u quadratizzato più 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 un sesto di u quadratizzato. Ovviamente a questo punto l'insegnante si trova immediatamente proiettato con le proprie bambine e bambini di fronte a un orizzonte problematico estremamente interessante per i possibili sviluppi. Infatti, una volta che siamo arrivati a questa scrittura,
Bisogna che ci interroghiamo su come facciamo a dare significato al passaggio dalla scrittura che abbiamo appena letto, non sto ovviamente a rileggerla, alla scrittura 5 sesti di U quadratizzato, perché come ben capite quella tacca rappresenta proprio quell'aspetto. Allora, procediamo cercando di seguire il percorso che abbiamo provato a fare con le guide. Abbiamo detto un sesto di U quadratizzato più un sesto di U quadratizzato più un sesto di U quadratizzato più un sesto di U quadratizzato, eccetera, è un sesto di U quadratizzato ripetuto 5 volte. Questo i bambini lo identificano abbastanza rapidamente. Quindi si può già introdurre la scrittura un sesto di U quadratizzato per 5, proprio rifacendosi alla dizione ripetuta. D'altra parte, però, 5 sesti significa anche di 6 parti 5. Se ricordate, quando si introducono le frazioni, uno degli elementi su cui abbiamo battuto era anche la lettura alla, come abbiamo chiamata noi, alla cinese, ovvero la sesta parte dell'intero considerata 5 volte. Quindi un sesto di U quadratizzato più un sesto di U quadratizzato più un sesto di U quadratizzato ripetuto ovviamente 5 volte, cioè un sesto di U quadratizzato ripetuto 5 volte e 5 sesti di U quadratizzato devono individuare la stessa tacca sulla retta. Questo è un passaggio assolutamente importante. Ora, che cosa noi prendiamo in considerazione a questo punto? Ovviamente qui si fa riferimento, come vedete in questo spazio, ai protocolli dei bambini che trovate ovviamente nelle guide per contare. La cosa interessante che cos'è? Che se osserviamo i protocolli inseriti ci accorgiamo di come ci sia una potenziale ambiguità fra i termini frazione, somma e tacca. Questo è normale e va benissimo, ricordiamoci che siamo alla scuola primaria ed è importante mantenere anche questa ambiguità. È vero infatti che stiamo cercando di scrivere una somma tra frazioni, che è il nostro punto di partenza, come una frazione prodotto finale, e lo facciamo passando per la tacca, che è il passaggio intermedio. Questi sono quindi diversi formati rappresentazionali che chiaramente anche l'insegnante deve avere presente di gestire con particolare cura. Ossia, queste ambiguità non avvengono per caso, cioè la differenza tra tacche, come posizioni di frazioni sulla linea dei numeri, lunghezze dei moduli, come frazioni dell'intero, è molto sottile e può non essere facile maneggiarla ovviamente da subito. Quindi, in questi casi potrà anche essere possibile tornare a considerare quello che succedeva quando si operava sulla linea dei numeri con i numeri naturali. Per esempio, come si può fare per individuare la tacca che corrisponde a 5 interi se so dove cade la tacca che corrisponde a un intero? Vedete che l'estensione è sempre possibile, ma deve essere anche sempre attenzionata, mettiamo in questi termini. Ora, arriviamo quindi a uno dei problemi importanti, che è appunto la somma di frazioni. Il quesito che affrontiamo qui è per trovare 3 ottavi di U quadratizzato più 2 quarti di U quadratizzato con la retta delle frazioni. Ora, come avete immaginato, questo genere di attività sulla retta delle frazioni è propedeutica a introdurre appunto la problematica di addizione e in modo complementare di sottrazione di 2 frazioni. In questo senso può essere un buon contesto per costruire percorsi di continuità fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Attenzione, perché questo è un elemento molto importante che tornerà di nuovo. Se per esempio chiedessimo ai bambini di individuare la frazione che corrisponde alla somma appunto che abbiamo letto prima, un possibile approccio potrebbe essere il seguente. Allora, innanzitutto ci aspettiamo che i bambini e le bambine vadano a posizionare prima 3 moduli, da un ottavo di intero quadratizzato, eccolo qua. Subito dopo, ovviamente, affianchino 2 moduli da un quarto,
ed eccoli qua, individuando così la posizione sulla linea dei numeri che corrisponde alla loro somma. A questo punto il nocciolo della questione diventa quello di capire se ci sono dei modi per prevedere quale tipo di unità frazionaria servirà per scrivere la tacca misteriosa con una sola frazione. Questo dipende, come noi sappiamo, dai denominatori delle frazioni. Eccola lì la nostra tacca misteriosa. Ora, se come in questo caso uno dei due denominatori è multiplo dell'altro, basta prendere appunto l'unità frazionaria che corrisponde al denominatore più grande, nel nostro caso appunto un ottavo. Eccolo qua, io prendo tutti gli ottavi e cosa faccio ovviamente? Siccome appunto li posiziono sulla retta delle frazioni e vedo che appunto ho 3 ottavi più 2 quarti corrisponde a un ottavo più un ottavo più un ottavo più un ottavo più quadratizzato, ripetuto ovviamente 7 volte. Il problema però a questo punto è come faccio a trascrivere questa sequenza in 7 ottavi di U quadratizzato. Ovviamente posso farlo perché ho imparato appunto quel passaggio che avete visto prima, cioè la moltiplicazione del un ottavo ripetuto 7 volte e quindi appunto 7 ottavi. A questo punto, se invece i due denominatori non sono un multiplo dell'altro, come nel caso di un quarto più un sesto, la situazione si complica leggermente. Infatti anche in questo caso un approccio possibile è quello ovviamente, come fatto prima, di andare a posizionare prima un quarto e poi ovviamente di andare a prendere i sesti e posizionare un sesto. L'attacca misteriosa ovviamente, una volta che li ho affiancati, identifico la mia tacca misteriosa e individuo così la posizione che corrisponde a questa somma. Attenzione, come vedete qui, in tutti questi casi, i bambini possono andare, lo vedremo in alcuni video, per tentativi ed errori. Non necessariamente dobbiamo trovare delle strategie particolari. Quindi vedete come è molto importante quest'uso di questo artefatto. Ora, dicevamo, abbiamo affiancato queste due barrette, le abbiamo affiancate una all'altra e una volta che le abbiamo affiancate abbiamo stabilito qual è l'attacca misteriosa. A questo punto ovviamente è possibile fare vari tentativi. Per esempio, si può verificare che né un quarto né un sesto sono unità frazionarie che permettono di scrivere la nostra attacca misteriosa qua, scusate, che permettono di scrivere la tacca misteriosa appunto come una sola frazione. Dopo vari esperimenti, che cosa può accadere? Che i bambini ovviamente trovano, possono verificare sperimentalmente ovviamente che le unità frazionarie utili sono quelle in cui il denominatore è multiplo sia di 4 che di 6, per esempio in questo caso un dodicesimo di U quadratizzata, che funziona perfettamente e mi restituisce la tacca misteriosa come appunto 5 dodicesimi di U quadratizzato. Sottolineiamo che non è sbagliato da un punto di vista matematico se i bambini individuano come denominatore della frazione somma un denominatore che non sia il minimo comune denominatore. Per esempio, nel nostro caso, se i bambini avessero individuato, non so, una comunità frazionaria da utilizzare il 24esimo, cioè un 24esimo. Questa sarebbe stata comunque un'ottima scelta. Scelte diverse dal minimo comune denominatore, infatti, sono meno economiche, ovviamente, in termini di calcolo, ma anche questi aspetti possono essere oggetto di percorsi di continuità verticale sempre fra primaria e secondaria di primo grado, non essendo appunto un traguardo specifico questo della scuola primaria.
La riproposizione di questi problemi che abbiamo già incontrato è per noi elemento fondamentale perché ci consente di continuare a sviluppare, come detto, questo tipo di lavoro che a nostro avviso va articolato in un processo di continuità appunto verticale. A questo punto vogliamo mostrarvi quanto descritto attraverso due video che a nostro avviso sono estremamente paradigmatici. Nel tratteggiare l'utilizzo della retta delle frazioni, nel primo video si può osservare un approccio di tipo per tentativi ed errori, mentre nel secondo vedremo si può osservare come la bambina riesca a utilizzare le relazioni tra le varie unità frazionarie per spiegare perché è necessario ricorrere all'unità frazionaria un decimo e non ad altre come per esempio un ottavo. Chiedo gentilmente alla regia di mandare il primo video. Allora, abbiamo messo in dodicesimi. Quindi una volta che io ho iniziato a posizionarli, okay, e mi sono fermata qua, sì, perché arrivava fino alla tacca. Okay. Poi sono andata a contarli tutti e sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 dodicesimi. Ok, benissimo. Ascolta, ma come hai fatto tu a capire che dovevi mettere dei dodicesimi? Di uno. Allora, l'ho capito perché quello era uno dei numeri, era un numero che era piccolo e si poteva coincidere perfettamente con la tacca. Okay. Perché con i numeri tipo più grandi, tipo, io subito avevo provato con un terzo. Sì, no, se fa lei così. Perché avevo pensato, se qua c'è uno spazio grande ci sarà un terzo, ma in realtà no, perché era ancora più grande. Okay. E quindi ho iniziato a provare con i numeri piccoli e ho trovato cioè 5 dodicesimi. Chiedo gentilmente a Boris di mandare anche il secondo video. Cioè, per esempio, facciamo al posto che un sesto è un dodicesimo. A noi un sesto bisognava soltanto spezzarlo, invece qua, se noi spezzavamo un quarto diventava un ottavo. Però un ottavo non c'era in un sesto. Ok. E quindi diventava sempre. Cioè non, e quindi ho dovuto spezzarlo in tre parti, un quarto. Ok. Per arrivare a poi fare tutti i denominatori uguali. Grazie infinite, Boris. Riprendo la condivisione e mi avvio alla conclusione di questa parte, ovviamente. A questo punto, come avete visto, quindi i bambini ragionano nel modo in cui abbiamo cercato di descriverlo precedentemente. Adesso, appunto, cerchiamo di andare su un esempio legato invece alla sottrazione fra frazioni, che può essere vista un po' attraverso una metafora, la metafora del tappare un buco. Anche in questo caso possiamo distinguere tra il caso in cui il denominatore sia multiplo, ovviamente, dell'altro, e il caso più generale in cui questo non accade. Se ci troviamo nel primo caso, per esempio, e qui lo vediamo, nel primo caso che vediamo qui, io adesso vi mando il video, che cosa succede? Che 8 decimi meno un mezzo, sempre più quadratizzato, possono essere visti in questo modo, cioè io posso andarmi a prendere i miei pezzettini da un decimo, posizionare, come vediamo in questa animazione, la tacca nel momento in cui ho trovato gli 8 decimi, poi andare a vedere, sovrapporre il mezzo che devo togliere, ovviamente, vedere che la mia ciò che avanza è quei 3 decimi appunto che abbiamo visto. Oppure posso procedere in un altro modo, posso sempre posizionare, partendo sempre dai miei 8 decimi, posiziono tutte le mie barrette sulla mia retta,
trovo la tacca misteriosa, a questo punto rimuovo tutto e vedo che devo andare a tappare appunto questo buco e posso procedere in vario modo. Come posso procedere? Andando per esempio di nuovo per tentativo, l'unità frazionaria di un terzo e di uno non va bene, vado ovviamente per tentativo ed errore. Provo per esempio il quarto a questo punto e mi accorgo anche in questo caso che l'unità frazionaria, un quarto di u quadratizzata, lascia un buco che è troppo piccolo. Procedo, vedete che si va proprio per tentativo ed errore, non ho necessità di fare calcoli o cose di questo tipo, ma vado per tentativo ed errore, provo col quinto. Dopo varie prove vedo che il buco che resta lo posso riempire appunto col decimo e a questo punto ho un quinto più un decimo. Ma come faccio a scrivere questa come una sola frazione? Ovviamente. E qui si richiama la fase precedente della frazione e quindi alle frazioni equivalenti e sapere che un quinto è composto per esempio da un decimo più un decimo. Vediamo un'altra soluzione possibile, sempre dalle animazioni. Questa soluzione, di nuovo, vediamo il posizionamento degli 8 decimi, vediamo il posizionamento dell'1/2. A questo punto, però, io posso andare tranquillamente. Mi ricordo di quanto visto precedentemente sulla retta tra i denominatori: 10 è un multiplo di 2, quindi basta prendere come unità frazionaria un decimo dell'intero quadratizzato. Vedete come. Questo tipo di approccio consente comunque di arrivare sempre alla scoperta appunto di come tappare questo buco, appunto, come abbiamo detto. In questo caso abbiamo l'ultimo esperimento dove dicevamo i denominatori non sono uno multiplo dell'altro, procedo ovviamente nello stesso modo, posiziono i miei 2/3. Una volta che ho i miei 2/3, da questi 2/3 devo togliere un quarto, vado a posizionare il mio quarto sopra e comincio di nuovo a tentare di scoprire quali possono essere le barre utili per poter fare questo tipo di ragionamento. Come vediamo in questo caso, dopo varie prove, vedo che il buco che resta lo posso riempire con un dodicesimo di u quadratizzato. Ma di nuovo, come faccio a scrivere questa come una sola frazione? Richiamo della fase 2, appunto dell'attività precedente che troverete nelle guide, e cosa faccio? Dopo aver fatto varie prove, quello che mi rimane è la possibilità di fare. Vedo che il buco che resta lo posso scrivere come un quarto più un sesto, e quindi poi di nuovo arrivare di nuovo ai 5/12. Mi ricordo di quanto visto nell'attività precedente, di nuovo sulla relazione tra i denominatori, 12. È un multiplo sia di 3 che di 4, quindi basta prendere come unità frazionaria un dodicesimo di u quadratizzato e posso finalmente andare a coprire il mio buco che appunto avevo. A questo punto lascio la parola, passo il testimone alla collega Silvia Funghi che appunto vi introdurrà nell'ultima parte di questo lavoro. Grazie mille Alessandro, aspetto la condivisione dello schermo, eccola, perfetto. Ok, spero vediate tutto, in caso contrario datemi un segnale. Tutto ok. Insomma, benissimo, grazie. E, sì, quindi raccolgo appunto il testimone dal mio collega e andiamo a vedere. L'ultimo pezzettino che riguarda sempre possibili consegne che si possono fare lavorando sulla retta delle frazioni. E, diciamo, Alessandro fino ad adesso vi ha fatto vedere alcune consegne collegate principalmente alla addizione e sottrazione di frazioni sulla retta delle frazioni, appunto. Ma volevamo darvi anche un esempio di una consegna che in realtà verte su una questione un po' diversa, ovvero quella del confronto fra frazioni. In particolare, dopo aver effettuato svariati tentativi con le bambine e i bambini, possiamo pensare anche di proporre alla classe quesiti
come quelli del tipo che vedete qui sulla slide. Quindi, per esempio, chiedendo ai bambini di disegnare o di prendere insomma una scheda con la retta già stampata, altrimenti appunto di disegnarla su un foglio bianco, e appunto sulla base del disegno fatto, chiedere senza usare i moduli come fare per collocare alcune frazioni. Nell'esempio che vedete qui viene chiesto di collocare la frazione 5 ottavi dell'intero e 7 dodicesimi dell'intero, sempre con la richiesta di spiegare poi quale sia stato insomma il ragionamento fatto. Vedete che in questa consegna, proprio perché appunto si chiede di riflettere senza usare i moduli, diciamo, il passaggio che si tenta di fare è quello di non svicolarsi, diciamo, un pochino dal ragionamento fisico fatto fino a quel momento sull'artefatto manipolativo e cercare invece di andare verso l'attivazione di processi, potremmo dire di mentalizzazione, comunque appunto di esperimento mentale, delle relazioni fra le frazioni che fin qui invece sono state proprio manipolate fisicamente. Questo task in particolare perché lo abbiamo voluto mostrare? Perché come i task che di solito, le consegne che di solito cerchiamo di proporre all'interno del progetto per contare, sono consegne per le quali esistono più ragionamenti che portano poi alla soluzione. E in questo caso la cosa che ci sembrava interessante osservare è che una strada, per esempio, che si può attivare soprattutto dopo aver lavorato molto magari con la somma e la sottrazione di frazioni sulla retta, può essere quella di cercare di ragionare per denominatori comuni, quindi diciamo fondamentalmente usare la conoscenza delle frazioni equivalenti per fare in modo appunto che queste due frazioni diventino confrontabili, cioè abbiano lo stesso denominatore, e quindi a quel punto il confronto risulti molto più semplice. Basti quindi confrontare i numeratori. Tuttavia, ci volevamo mostrare come in realtà ci possano essere anche altri tipi di ragionamento che si possono attivare e che fanno sempre comunque, che poggiano comunque sulla manipolazione fin qui effettuata dell'artefatto. Per esempio, uno dei punti di riferimento che si possono utilizzare per la collocazione di queste due frazioni è ragionare in relazione alla posizione della frazione un mezzo dell'intero. Quindi la domanda dal quale si può partire è: considerato che un mezzo bene o male lo so dove si trova, le due frazioni che devo andare a collocare sono maggiori o minori di un mezzo dell'intero? Questo perché se per esempio risultasse una più piccola di un mezzo e una più grande di un mezzo, magari non riuscirei a collocarle esattamente, però saprei dire grosso modo che sicuramente una è più piccola dell'altra, ok? Quindi diciamo potrei usare un mezzo come una specie di spartiacque. A questo punto andiamo a vedere le frazioni che stiamo usando in questo momento. Siccome sappiamo che un mezzo dell'intero è equivalente a 4 ottavi dell'intero, e anche a 16 dodicesimi dell'intero, questo per le precedenti manipolazioni delle frazioni equivalenti, posso dedurre che sia 5 ottavi dell'intero sia 7 dodicesimi dell'intero sono maggiori di un mezzo dell'intero e quindi tutte e due le tacche in questo caso si trovano a destra di un mezzo, quindi diciamo in questo caso non posso usare in realtà un mezzo come un vero e proprio spartiacque tra le due frazioni che volevo confrontare. A questo punto quindi mi chiederò, essendo entrambe a destra di un mezzo dell'intero, come faccio a capire qual è quella che sta più a destra rispetto all'altra? Quindi è 5 ottavi che sta più a destra di 7 dodicesimi o è vero il contrario? Ritorniamo, diciamo, possiamo ritornare a questo punto sul discorso che facevamo in precedenza sulle frazioni equivalenti e quindi usando le frazioni equivalenti a un mezzo dell'intero ci possiamo rendere conto che 5 ottavi è riscrivibile come la somma un mezzo dell'intero più un ottavo dell'intero, mentre 7 dodicesimi può essere riscritta come un mezzo dell'intero più un dodicesimo dell'intero. Quindi sostanzialmente potremmo dire che a partire da un mezzo dell'intero, 5 ottavi dista un pezzetto di un ottavo, ha uno scarto di un ottavo,
mentre 7 dodicesimi ha uno scarto di un dodicesimo. Una volta che io mi sono reso conto di questa differenza, cosa posso fare? Beh, posso ricordare, magari proprio perché ho manipolato molto i moduli, ok, che il modulo da un ottavo in realtà era più lungo del modulo da un dodicesimo. E quindi a questo punto lo scarto che ha 5 ottavi deve essere più grande dello scarto che ha 7 dodicesimi. Quindi a questo punto, siccome ho riletto le due frazioni che volevo posizionare in questo modo in relazione alla frazione un mezzo dell'intero, posso ricostruire che deve essere, come ordinamento, deve essere un mezzo dell'intero, poi a destra 7 dodicesimi dell'intero e 5 ottavi dell'intero. Chiaramente questo non mi permette di collocare le frazioni precisamente, a meno che io non ricorra ai moduli o ad altri tipi di strategie, però mi permette se non altro di stabilire qual è l'ordinamento, qual è la relazione d'ordine fra queste frazioni. Ok, qui concludiamo la parte dove abbiamo approfondito più nello specifico quanto proponiamo proprio per le attività sulla retta delle frazioni. Abbiamo messo insomma su questa slide un po' un riassunto, un riepilogo dei precedenti webinar dove abbiamo parlato in maniera più specifica e abbiamo approfondito alcuni aspetti proprio del nostro approccio alla frazione. Trovate per ciascun webinar sia il link diretto al sito di riconnessioni, ma poi appunto in cima come prima voce trovate proprio il link alla pagina del sito di Percontare di cui parlava Paola Angelucci poco fa, che appunto raccoglie tutti gli interventi che sono stati fatti appunto sul progetto per contare. Quindi chiaramente tutti questi webinar possono essere acceduti anche tramite quella pagina. Ok, vado adesso ad aprire, diciamo, la parte di, come ha detto Anna Baccalini all'inizio, vado ad aprire un po' quella che potremmo definire la parte di spoiler. In che senso la parte di spoiler? Diciamo che a partire da questo lavoro che vi abbiamo mostrato su somma, sottrazione, confronto, tutto giocato, diciamo su alcuni significati della frazione, quindi come appunto come diceva Anna Baccaglini inizialmente, un po' giocando sulla frazione come punto su una retta, ma anche un po' frazione come rapporto, se vogliamo, e frazione come parte tutto. Poggiando appunto su questo lavoro, vogliamo andare un po' a darvi alcune anticipazioni su quelli che saranno appunto i futuri sviluppi ulteriori che andremo insomma a pubblicare prossimamente, proprio per approfondire un po' la questione, diciamo, il significato di moltiplicazione e divisione tra numeri decimali ed equivalenze che appunto come progetto per contare leghiamo in maniera forte come significato proprio alle frazioni. Quindi ritorniamo, scusate, riprendiamo uno dei significati di frazione che, come dicevamo inizialmente, sono diciamo un po' incorporati all'interno dell'artefatto retta delle frazioni, per come questo è stato utilizzato appunto nelle proposte precedenti delle guide di Percontare. Ci avvaliamo in particolare di una testimonianza di una insegnante sperimentatrice relativa a quello che è successo nella sua classe dopo aver appunto lavorato con la retta delle frazioni. L'insegnante ci ha scritto proprio questo report di quello che è successo nella sua classe, dove racconta che appunto mentre un bambino stava collocando queste unità frazionarie, cioè quelle che vedete nella foto, un altro bambino ha commentato: per fare un quinto ce ne vogliono tre di quindicesimi, perché un quindicesimo è un terzo di un quinto, basta fare 3 per 5. A questo punto si è chiesto al bambino di spiegare meglio, non riuscendo il bambino a trovare le parole giuste, ha fatto un altro esempio. Ha detto, un mezzo di un terzo è un sesto, perché se di terzi ce ne vogliono tre, della metà dei terzi ce ne vogliono sei, ovvero il doppio. Quindi, come capite, questo tipo di commenti ha aperto un po' la porta all'esplorazione di vari rapporti fra
unità frazionarie diverse. Quindi in particolare l'insegnante cosa ha fatto? Ha fatto altri esperimenti con i bambini della sua classe, quindi per esempio sono andati a vedere che la quinta parte di un quarto, la sesta parte di un terzo, la metà di un quinto era una certa unità frazionale, ed è quindi venuto fuori dai bambini che riuscivano ad anticipare quale unità frazionale andare a prendere. E anche che se si vuole dividere una unità frazionaria per un'altra unità frazionaria, si sa cosa metterci, perché basta moltiplicare i denominatori. Questo muro delle frazioni ha dato l'opportunità di verificare sempre. Questo estratto chiaramente permette di vedere come la manipolazione consolidata della rete delle frazioni ha permesso in questo caso anche di far emergere, come vedete, in modo del tutto informale, ancora del tutto situato, però comincia a venire fuori un po' l'idea di, diciamo, di frazione come rapporto e anche un po' di cosa significa moltiplicare le frazioni. Ritorniamo quindi su uno dei nostri punti di riferimento teorici per l'impianto delle guide di per contare, ovvero l'approccio al numero secondo Davidov. Davidov propone per l'appunto un curriculum di educazione per la scuola primaria, dove diciamo una delle idee di base è quella di introdurre prima dei concetti generali per poi passare alla descrizione dei casi particolari. Nell'ambito della didattica della matematica, questo si traduce con la necessità di introdurre prima un'idea di numero più generale che riesca a includere sia i numeri naturali che le frazioni, e poi appunto scenda in qualche modo a definirne le differenze come casi particolari di questa idea più generale. Quindi Davidov che cosa fa? Cerca di introdurre l'idea del numero, potremmo dire, come misura. In che senso? In questo senso, la quantità viene vista come una caratteristica che rende confrontabili gli elementi di un insieme. A questo punto viene scelta, diciamo, una quantità di riferimento che appunto viene eletta come unità di misura e viene indicata con una lettera. A questo punto i numeri che cosa sono? Sono sostanzialmente, potremmo dire, è il mezzo che esprime il rapporto tra la quantità da misurare e l'unità di misura. Quindi, come vedete, appunto, si passa dall'idea di numero per contare, che è quello che solitamente, a cui perlomeno, siamo abituati a vedere all'interno delle prime classi della scuola primaria. Si passa proprio all'idea del numero per misurare, cioè il numero che esprime una misura rispetto a una certa unità di riferimento. In questo modo, effettivamente questo tipo di approccio, questo tipo di modo di vedere il numero, permette di introdurre numeri naturali e frazioni come, diciamo, casi diversi, però della stessa idea, dello stesso concetto generale. Infatti, che cosa succede? Le frazioni vengono introdotte come la misura di una quantità che è multiplo di una parte di misura scelta. L'intero è l'unità di misura. Ok? Quindi, cosa, diciamo, per fare un esempio, se vedete questa striscia blu, come una certa unità di riferimento e vogliamo, per esempio, supponiamo di prenderne la metà e supponiamo di voler confrontare questa unità di misura di riferimento con questa arancione che vedete sulla destra, ecco qua che anche manipolativamente si può andare a vedere che l'unità di misura non è un'unità di misura per sé, perché ci starebbe un pezzettino, non funziona in realtà come una volta e un pochino. E allora è necessario prenderne una parte, e in particolare ne prendiamo un mezzo, per vedere che questa sottoparte da un mezzo in realtà è contenuta 3 volte. Quindi, rispetto all'unità di misura di partenza, il rapporto fra la striscia da misurare e l'unità di misura di riferimento è proprio 3 mezzi. Come vedete, quindi, questo approccio richiama esattamente il significato di frazione come rapporto tra due grandezze. Nel nostro esempio, il rapporto fra la striscia blu e quella arancione è dato proprio dalla frazione 3 mezzi. Quindi, quali sono i vantaggi dell'approccio di introdurre le frazioni come rapporti di lunghezze, che è sostanzialmente la scelta che abbiamo fatto come progetto per contare?
Intanto, come abbiamo visto, c'è uniformità appunto nell'introduzione tra numeri naturali e frazioni. Come, diciamo, come si poteva, come abbiamo visto, per le frazioni si va a misurare ricorrendo ad una parte dell'unità di misura di riferimento, mentre il numero naturale chiaramente nasce quando io vado a misurare una striscia che ha una lunghezza che è esattamente un numero naturale di volte, l'intero di riferimento. Quindi, l'idea di base è esattamente la stessa. In questo caso il termine uguale è un termine che perde l'ambiguità che invece si ha quando si parla, per esempio, di grandezze bidimensionali. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato sia nei webinar precedenti, sia la ripresa Anna Baccaglini proprio all'inizio di questo incontro. Le frazioni maggiori di 1 diventano semplicemente misure di quantità. Ovvero di lunghezze che sono superiori all'unità di misura scelta, quindi emergono naturalmente, diciamo, dal contesto scelto. E la scelta di una quantità lineare consente una più immediata relazione con la retta dei numeri, come abbiamo visto anche prima, con l'approccio, insomma, che è stato descritto da Alessandro Ramplo poco fa, si passa in maniera abbastanza diciamo liscia dai moduli come lunghezze alle tacche sulla linea dei numeri e quindi a posizioni sulla retta numerica. E infine la scelta di una quantità continua permette di esplorare la densità dei numeri razionali. Ok, allora a questo punto questo è il primissimo spoiler vero e proprio, perché finora ho riassunto delle cose che in realtà erano già state un po' introdotte in altri incontri precedenti. Dunque, passiamo a vedere come un approccio di questo genere, quindi con l'idea appunto di Davidov alla base, si possa arrivare a lavorare sulla moltiplicazione di frazioni con l'ottica chiaramente di arrivare alla moltiplicazione di numeri decimali. Per farlo, in questo caso, ci avvarremo di un software apposito che è stato progettato a partire da alcuni spunti forniti dall'articolo qui citato in basso a destra. Apro una piccola parentesi che richiudo subito. Ringraziamo Alessandro Norfo e tutto il team di ASPI Onlus che segue il progetto per contare per la realizzazione sia di questo, ma anche di tutti gli altri software a disposizione sul sito. E per questo software in particolare, diciamo, senza la loro collaborazione, tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi grazie davvero. Andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta. Come vedete nell'immagine qui a sinistra, il software permette di creare delle barre, quindi delle strisce potremmo dire, che hanno tra loro un rapporto frazionario attraverso questo tasto giallo phi che vedete qui in alto a destra. In particolare, che cosa fa il tasto phi? Il tasto phi prende in input una striscia, una barra, e una frazione. La cui lunghezza rispetto alla barra madre, potremmo dire, è nel rapporto indicato dalla frazione inserita dall'utente. Andiamo a vedere un video che appunto mostra un esempio di manipolazione del software. Ecco, come vedete, qui viene generata la prima barra. Se poi si va a inserire appunto la frazione 3 quarti e si va a cliccare il tasto phi, cosa succede? Viene prodotta appunto questa barra evidenziata in azzurro. Ok, viene prodotta questa barra evidenziata appunto in azzurro che è lunga 3 quarti della barra generata inizialmente. Ora, nel video si vedrà la stessa cosa, cioè se io riapplico la frazione 3 quarti appunto a questa seconda barra, viene generata a sua volta una barra, questa selezionata in azzurro, che è 3 quarti della seconda barra che avevo ottenuto. Quindi, per l'appunto, come vedete, si va a utilizzare la frazione, fondamentalmente potremmo dire come una specie di fattore di scala frazionario.
Il software ci permette di gestire rapporti frazionari con qualsiasi frazione che abbia numeratore e denominatore entro le tre cifre, quindi permette anche di gestire frazioni maggiori dell'intero e in particolare anche frazioni che corrispondono a numeri interi, come vediamo in questo esempio. Ecco, se qui si va a inserire due primi come rapporto frazionario, come vedete, la seconda barra ottenuta è lunga due volte la prima. Stessa cosa se si va a riapplicare come fattore, diciamo, di scala due primi, la terza barra che abbiamo ottenuta è lunga due volte la seconda. Ok. Quindi in questo modo si possono anche sviluppare delle scritture simboliche situate, scusate, che via via portino gli studenti a ragionare in termini di relazione tra le frazioni. Un elemento particolare da attenzionare è la scomparsa appunto del simbolo della U quadratizzata, di cui insomma finora abbiamo un po' parlato. Apro e chiudo una parentesi anche qui. Il simbolo di U quadratizzata non deve spaventare, è semplicemente un simbolo che abbiamo scelto per indicare l'intero di riferimento, è solo questo, insomma, non c'è nessuna, non c'è nessun motivo particolare dietro, ma ecco, in questo caso invece quello che è importante sottolineare per noi è che in questo caso nel software non è presente questo simbolo, perché appunto, come vedete, man mano che si vanno concatenando diversi comandi, l'intero di riferimento cambia, ok? Quindi se stiamo applicando, ecco, se stiamo applicando il file in questo primo passaggio, l'intero di riferimento è questa barra gialla, mentre nel secondo file, l'intero di riferimento sarebbe questa barra verde. Quindi, cosa abbiamo fatto? Per evitare appunto che lo stesso simbolo si riferisse a interi di riferimento diversi, abbiamo appunto tolto il simbolo. Mentre nella retta delle frazioni, la cosa che ci rendeva convinti nell'usare sempre il simbolo di U quadratizzata stava appunto nel fatto che tutte le frazioni prodotte appunto come moduli per lavorare sulla retta delle frazioni fanno sempre riferimento allo stesso intero di riferimento, che è proprio la distanza che c'è tra la tacca 0 e la tacca 1 1 U. Ok, allora vado avanti. Ok, questo dovrebbe essere un video, sì. Dunque, ok, allora chiaramente andando a lavorare sia con le frazioni maggiori dell'intero e in particolare anche che corrispondono a numeri interi e andando a lavorare invece con concatenazioni di unità frazionarie minori dell'intero, si possono cominciare appunto a produrre delle scritture situate che poi man mano possono produrre delle congetture più generali. In particolare, andando a lavorare con rapporti frazionari che corrispondono di fatto a numeri interi, come in questo esempio, due primi e poi tre primi, e andando a constatare come la composizione di questi due rapporti frazionari corrisponda fondamentalmente come effetto all'applicazione del rapporto frazionario 6, 6 primi, si può cominciare appunto a lavorare diciamo, quantomeno sulla apparente corrispondenza che c'è fra questa combinazione di applicazione di rapporti frazionari e la moltiplicazione che conoscevamo sui numeri interi. Ecco, questa, diciamo, potrebbe essere un'idea per l'insegnante da tenere a mente di che cosa intendiamo dire con congettura più generale. Quindi se applico file con un numero intero e poi riapplico file con una frazione che corrisponde appunto ad un secondo numero intero, l'effetto che ottengo è fondamentalmente lo stesso che avrei se applicassi il file una sola volta, dando però come operatore frazionario il prodotto dei due numeri interi che
che avevo precedentemente. Ok, andiamo a vedere un piccolo video preso da una primissima proprio sperimentazione di questo software. E prima però di mandare il video, vorrei fare un commento su queste rappresentazioni che sono state prodotte alla lavagna da una bambina proprio dopo l'esplorazione del software. Come vedete dalle immagini, dopo una primissima esplorazione, la bambina ha prodotto queste specie di scale, potremmo dire, in cui scrive a un certo punto, lo vedete forse nell'immagine più a destra, si vede meglio, scrive in una scrive la metà e nell'altra scrive il doppio. Perché è interessante questa cosa? Perché fondamentalmente ci permette di vedere come la bambina abbia in qualche modo trovato, diciamo, un modo per descrivere quello che non sta cambiando nelle varie concatenazioni. Quindi lei usa la metà e il doppio come modo per descrivere il rapporto fra le diverse barre consecutive rappresentate, andando quindi proprio ad insistere sulla frazione, in un caso un mezzo e nell'altro caso due primi, come rapporto. È come se lei dicesse tutte le barre che sto rappresentando hanno comunque tutte lo stesso rapporto. E chiederei a questo punto alla regia gentilmente di mandare il video numero 3. Allora, dobbiamo guardare il denominatore, cioè questi due. 2 per 2 è uguale a 4 e diventa un quarto. Poi 4 per 2 è uguale a 8, quindi un ottavo. Quindi 8 per 2 è uguale a 16, quindi un sedicesimo. Poi 16 per 2 è uguale a... Aspetta, però c'è qualcosa... 32. Però c'è qualcosa che non mi torna, eh. Aspetta, però capiamo bene. Allora, questa cosa qua, che cosa volevi rappresentare con questa cosa? Ma che cosa volevi rappresentare con questa scrittura? Che io ho trovato questa somiglianza, ecco. Ok. Che però non so bene ancora come. Cioè, perché io credo che con due primi sì. Questo metodo funzioni. Esatto, perché. E che cosa vuol dire esatto? Per prevedere a quanto corrisponde il doppio del quadrato, sì. Ecco, bene, nel video che abbiamo visto, la bambina cerca di fare un passaggio, cioè cerca di legare questa idea di metà e di doppio che, come abbiamo visto, emergeva appunto dalla rappresentazione, con invece delle frazioni che come intero di riferimento invece hanno sempre la stessa barra iniziale, no? Lei comincia a fare, dice un mezzo del quadrato iniziale, poi dice un mezzo e poi un mezzo diventa un quarto dell'intero iniziale e così via. Quindi comincia a fare questo collegamento. E da questo tentativo nasce la scrittura che appunto abbiamo fatto qui nell'immagine, che presenta delle problematicità, ma che consente alla bambina, diciamo, di quantomeno rappresenta un primo tentativo che la bambina fa per dare forma al suo ragionamento. In questo caso osserviamo che l'intervento dell'adulto inizialmente era proprio volto a sollevare l'aspetto critico della scrittura che riguarda un uso procedurale del segno di uguale. Quindi qui la bambina sta usando il segno di uguale in un modo che non le consente in realtà di costruire delle vere e proprie uguaglianze. Okay? E questo è un aspetto sicuramente critico della scrittura che lei produce. E che quando emerge è il caso chiaramente di intervenire subito su questo genere di scritture. Quello che ci interessa è che, pur tenendo presente questo aspetto, è che la bambina produce questa prima scrittura
che pur non coincidendo ancora con i significati della matematica formale, diciamo, comincia a far emergere questo legame dell'azione del software FAI con la moltiplicazione. Quindi diciamo che appunto questa scrittura, che non è ancora una scrittura accettabile, permette appunto però di cominciare a vedere a livello proprio embrionale questo inizio di collegamento. Osserviamo che quando emergono scritture appunto con problematiche di questo genere, in cui per esempio c'è un segno di uguale non procedurale, non relazionale, è importantissimo per noi discutere questi aspetti e riportare l'attenzione dei bambini appunto su il significato relazionale del segno uguale. E quindi diciamo, è importante mettere a discussione questo tipo di scritture proprio per insieme ai bambini verso scritture matematiche che invece rispettino il significato relazionale di uguale come bilancia a due piatti. E rimandiamo in particolare al webinar del 16 di settembre per approfondimenti su questo aspetto. Quindi, dove ci porta tutto questo? Questo lavoro ci porta, una volta ripetuto e fatto proprio dalle bambine e dai bambini, a provare a riflettere su problemi di questo tipo, cioè come si può fare per calcolare 0,1 per 4. E qui vado molto velocemente perché vi do giusto un'idea di quello che è il percorso. Di fatto il bruco dei decimali ci permette di costruire una catena di uguaglianze, ci permette di passare da 0,1 alla scrittura un decimo per uno, quindi è una scrittura di tipo frazionario. A questo punto la moltiplicazione per 4 può aiutare appunto a leggere questo prodotto come corrispondente alla scrittura un decimo per 4, e quindi sempre grazie alla struttura delle tessere del bruco a riconoscere questo un decimo per 4 come 0,4. A questo punto l'addizione ripetuta può permettere di costruire una catena di uguaglianze di questo genere. Un decimo per 4, se lo leggo appunto come addizione ripetuta, mi diventa un decimo più un decimo più un decimo più un decimo, ovvero 4 decimi. E a questo proposito vogliamo riprendere un video appunto preso sempre da una lezione di una delle nostre classi sperimentali, dove si vede esattamente questo passaggio. Chiederei di mandare il video 4. Grazie. Una volta però la stadera l'avete visto, un decimo sulla stadera, no? Sì, 4 quarantesimi. Moltiplicato qua, il 4 moltiplicato per 10 fa 40, il 4 moltiplicato per 1 fa 4, quindi però 4 aspetta 40. un attimo, secondo me invece è 4 decimi, perché un decimo per 4, perché noi di ma solito... tu lo sai fare un decimo per 4? Non lo so. Infatti. Che cosa sai fare però? Perché un decimo per quanto forse non lo sai. So fare un decimo più un decimo più un decimo più un decimo. Ok. Un quarantesimo. No, se faccio un decimo. Ascoltalo. Più un altro decimo, due decimi. Più un altro decimo, tre decimi. Più un altro decimo, quattro decimi. Finché abbiamo 4 decimi, un decimo per 4. Ma qui... Ok, quindi abbiamo visto nel video che l'insegnante dice al bambino: un decimo per 4 non lo sai ancora fare, ma che cosa sai fare con la retta delle frazioni? So fare, il bambino gli risponde, so fare un decimo più un decimo più un decimo più un decimo. E lo fa attraverso appunto questa gestualità, no? Conta i decimi che sta addizionando. E dopo, per convincere l'amico, dice: se faccio un decimo più un decimo sono più due decimi, più un altro decimo sono tre decimi, più un altro decimo sono quattro decimi, quindi un decimo per quattro. Vediamo quindi come questa moltiplicazione, questa interpretazione della moltiplicazione di frazioni possa emergere spontaneamente proprio già dalla lettura delle tessere del gruppo, dopo chiaramente un'intensa attività con la retta delle frazioni.
Si vede anche, si è visto anche come l'altro bambino in un primo momento abbia proposto 4/40 invece che 4/10. Il video, come avete visto, mostra anche proprio come la richiesta di argomentare la propria risposta possa fornire ai bambini stessi degli elementi per riflettere sulle varie soluzioni emerse e sui significati matematici in gioco. Questo permette di dare senso a delle procedure che altrimenti rimarrebbero in un certo senso un po' vuote, cioè senza significato e potremmo dire calate dall'alto. Da qui cosa si fa? Beh, diciamo, per adesso abbiamo scoperto che un decimo per 4 deve fare 0,4 o 4/10, il che di per sé sarebbe già una bella scoperta. Ma il software in realtà ci può dare gli elementi per fare un ulteriore passaggio. Ci chiediamo, se volessimo utilizzare il software per calcolare questa moltiplicazione, come potremmo fare? Siccome il software permette di usare solo scritture frazionarie, di fatto l'utente si trova costretto a convertire 0,1 e 4, che erano i fattori in questione, in frazioni. Quindi quello che il software permette di fare è di vedere che applicando il phi con rapporto un decimo e poi di nuovo il phi con rapporto 4', si ottiene lo stesso effetto che si avrebbe applicando fin da subito il phi una volta sola con rapporto frazionario 4'. Quindi, diciamo, con la scrittura situata che abbiamo proposto precedentemente, si potrebbe riassumere con questa scrittura qui. Quanto visto fino ad adesso, che cosa ci permette di fare? Ci permette di rileggere questa scrittura situata in forma moltiplicativa. Cioè ci permette di dire che tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso corrisponde alla moltiplicazione un decimo per 4'. Quindi, dalle precedenti manipolazioni, questo ci permette di introdurre una scrittura di questo genere. Perché questa cosa ci serve? Perché a questo punto il software permette di rileggere l'addizione ripetuta per 4 come l'applicazione di un fattore di scala frazionario, quindi 4' o una scrittura frazionaria equivalente, e quindi appunto di scrivere questa uguaglianza, 4' uguale un decimo per 4, cioè un decimo per 4'. Quindi scopriamo più chiaramente che il software può aiutarci ad effettuare moltiplicazioni di frazioni viste come composizioni di rapporti. Dove vogliamo arrivare con questo discorso? Beh, questo è il ponte che ci permette di arrivare a un decimo a 0,1 per 0,1. Quindi prodiamo alla moltiplicazione fra primissime moltiplicazioni fra numeri decimali. Vado un po' veloce, anche qui chiaramente si può sempre ricorrere alla scrittura frazionaria della moltiplicazione giocando sulla scrittura dei numeri decimali. Facendo ricorso al software si può andare a verificare come la composizione del rapporto un decimo e poi un decimo abbia lo stesso effetto di un centesimo e che quindi questo si possa scrivere in maniera moltiplicativa come un decimo per un decimo uguale ad un centesimo. E nel software risulterebbe una cosa di questo genere. Non mi trattengo ulteriormente perché appunto vado a dare giusto un'idea di quello che è, insomma, di quali sono i futuri sviluppi. Poi se ci sono delle domande magari ci torno più precisamente. Arrivati a questo punto, qual è l'idea? Ecco, qui veramente vado a dare giusto delle linee di massima. Beh, la prima idea è quella di andare ad estendere la moltiplicazione per gelosia proprio per coppie appunto di fattori che di cui almeno uno dei due sia un numero decimale. Qui vedete un esempio di tre moltiplicazioni possibili che coinvolgono almeno un numero decimale, e vedete che quello che cambia rispetto alla gelosia utilizzata per le moltiplicazioni tra numeri interi è questo meccanismo un po' singolare di potremmo dire di scivolamento della virgola, ok? L'idea è appunto quella di tornare appunto ad estendere la moltiplicazione per gelosia con l'idea proprio di andare a scoprire quali significati matematici stanno sotto a questo meccanismo di spostamento della virgola che potremmo definire un po' bizzarro.
Altro spoiler, diciamo, sui futuri sviluppi è questo qua, che riguarda invece l'estensione di una nostra vecchia amica, la divisione canadese, che diciamo si evolve proprio perché siamo approdati dalla classe terza ormai, quindi insomma ci siamo approdati da un po', ma adesso è venuto il momento, siamo approdati ai numeri razionali. E quindi, diciamo, la domanda è come si può uscire dall'insieme dei numeri naturali, ok? La divisione canadese e in generale appunto diciamo gli algoritmi di divisione che abbiamo visto in classe quarta nascevano proprio dalla volontà di studiare le divisioni dentro gli interi con tutti i problemi del caso che abbiamo analizzato in altri webinar. Se voglio uscire dall'insieme N mi si aprono un insieme di possibilità, ok? Quindi che cosa succede? Cosa succede? Che a questo punto, mentre prima diciamo la canadese funzionava come con una sottrazione progressiva di multipli del divisore, e se io mi sposto dentro i numeri razionali, che cosa succede? Che non ho a disposizione soltanto i multipli del divisore da sottrarre, ma ho anche i prodotti, tutti i prodotti del divisore per un numero razionale. E quindi, per esempio, in questo caso possiamo individuare nei numeri razionali un numero che moltiplicato per 8 mi dà proprio 2, cioè il resto che nei numeri naturali non riuscivo in qualche modo a gestire. E a questo punto quindi posso tranquillamente, insomma, liberarmi anche del resto in un certo senso, e posso scrivere quindi il risultato di questa divisione come un numero misto, ok? Quindi come 127 più 2 ottavi, che poi volendo si può convertire in scrittura frazionaria, cioè quindi come unica frazione oppure come numero decimale. Come però la cosa interessante è questa, che come per il caso della canadese sui numeri interi, anche in questo caso c'è una scelta particolare che ci interessa, insomma, un po' indagare, ed è quella per cui invece di sottrarre un generico prodotto del divisore per un numero razionale, ci interessa andare a sottrarre dei prodotti del divisore per frazioni decimali, che possono essere viste in particolare come potenze di 10 come, con esponente negativo. Quindi rimaniamo all'interno dell'idea delle potenze del 10 che era emersa nella versione ottimizzata della divisione canadese. E in questo caso, per esempio, se consideriamo i prodotti 8 per la frazione decimale un decimo, vediamo che quella che si avvicina il più possibile al 2 senza superarlo è questa qui, quindi è 16 decimi. Andando a sottrarla, otteniamo, potremmo dire, un avanzo di 4 decimi. A questo punto scendiamo ancora, andiamo a prendere i prodotti di 8 per un centesimo. E in questo caso il prodotto che ci conviene prendere è 8 per 5 centesimi, che siccome corrisponde a 40 centesimi ci permette di, anche in questo caso, di liberarci del resto. E in questo caso che cosa succede? Ho la stessa possibilità di prima, cioè quella di scrivere il risultato come numero misto, ma siccome abbiamo fatto la scelta oculata di scegliere di sottrarre prodotti del divisore per frazioni decimali, questo tipo di scelta mi permette anche di arrivare direttamente al risultato come numero decimale e quindi di scrivere il risultato come 127,25. Questo ci interessa, come avvenuto per le divisioni con i numeri interi, per andare a scoprire quali sono i significati matematici che stanno sotto agli algoritmi formali di divisione con i numeri decimali. E qui concludo il mio spoiler. A questo punto io rimango in condivisione schermo, ma do la parola ad Alessandro Ramplù, quindi spengo il mio schermo e spengo il mio audio. Eccomi, grazie mille Silvia. Sì, proprio per avviarmi alle conclusioni, lasciare poi spazio per le domande, che sono come al solito molte, questo lavoro ovviamente si configura per noi come appunto un lavoro che ha
come prospettiva quella della verticalizzazione, cioè quella di guardare anche, visto che siamo alle classi alte della scuola primaria, a quello che è l'affaccio appunto sulla secondaria di primo grado. Le indicazioni nazionali in questo caso ci forniscono nei traguardi degli elementi di continuità verticale che sono a nostro avviso molto importanti. Infatti, se da un lato è vero che alla scuola primaria i bambini e le bambine dovrebbero essere in grado di muoversi con sicurezza e non in velocità, attenzione a questi aspetti perché sono assolutamente importanti, viste anche alcune domande, non è la velocità che viene richiesta dalle indicazioni nazionali, ma la sicurezza, con i numeri naturali, è altrettanto vero che è necessario ovviamente avvicinarli per la prima volta ai significati matematici di oggetti come le frazioni e i numeri decimali. Lo vediamo da questi primi due passaggi. Nel primo vediamo l'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, con i numeri naturali sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Nel secondo troviamo, riconosce, utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici, scusate, numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione. Quindi è altrettanto vero che è solo, infatti, in un percorso di continuità verticale che si può immaginare di traguardare le competenze per la secondaria di primo grado. Non possiamo immaginare, ovviamente, che tutto avvenga a certi livelli o che ci siano quasi delle scissioni in questo caso. Ma anzi, che in una logica di continuo sviluppo ciclico sia consentito alle bambine e ai bambini di sviluppare in sicurezza anche il calcolo con i numeri razionali. In questo caso, guardate cosa è scritto per la secondaria di primo grado, l'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali. Ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Questo tipo di approccio che è nelle indicazioni nazionali, ci teniamo a sottolinearlo perché questa è una caratteristica importante, ma ha dei fondamenti molto importanti. Ossia, qui chiedo gentilmente ovviamente a Silvia di passare all'ultima delle nostre slide, il senso che vorremmo comunicare in questa conclusione è quello di una particolare attenzione ai processi di continuità fra differenti ordini scolastici, appunto come indicato dalle indicazioni nazionali e dalle ricerche educative, per esempio quella di Brunner. Qui abbiamo citato proprio un suo passaggio molto importante e che poi leggeremo proprio a conclusione di questo passaggio. Infatti, dal punto di vista della didattica della matematica, riteniamo sia estremamente importante questo processo ciclico che permette alle bambine e ai bambini di affascinarsi alla matematica. Ricordiamoci che un altro elemento è sviluppare un buon rapporto con la matematica, altra finalità delle indicazioni nazionali, se li si guida all'interno di processi continui in cui la sfida è quella di scorgere la continuità, la continua possibilità di scoperte che risignificano quanto via via esplorato. In questo senso, il processo è contemporaneamente sfidante, ma anche e soprattutto, e qui vogliamo davvero sottolineare questo passaggio, inclusivo, permettendo ad ognuno di inserirsi nella propria zona di sviluppo prossimale. Brunner infatti dice far tornare gli alunni in modo ricorrente sugli stessi argomenti, ma con continui cambiamenti di punto di vista. Quando si torna al concetto, dopo averlo approfondito, è possibile fare diverse analisi e rappresentazioni di ciò che era stato analizzato in precedenza. Questo è tratto appunto dal Process of Education e crediamo che sia un passaggio conclusivo che restituisce appunto il senso di questo percorso che oggi abbiamo cercato di illustrarvi. Grazie infinite. Benissimo, grazie a tutti. Vi chiederei di accendere tutti la camera per trovarci in questo momento finale di risposta ad alcune domande che sono arrivate. Non riusciremo a rispondere a tutte, ma qualcuno ci proviamo.
Intanto grazie per questa, diciamo, proprio ripresa, no, di significato, ecco, no, dai numeri anche alla parte visiva, che trovo molto, molto accattivante e interessante. Allora, se mi permettete, inizierei con una domanda per Alessandro. Alessandro, una docente ci chiede: nella mia classe non ho usato il percorso indicato da Per contare dalla terza, ma mi piacerebbe comunque continuare a lavorare sulle frazioni adesso, in quarta, con la retta delle frazioni per consolidare il concetto di posizionamento delle frazioni e dei numeri decimali sulla linea dei numeri. Pensi che sia opportuno oppure troppo tardi? Prego, Alessandro. Alessandro, il microfono. Tanto ho aperto, sì, scusate. Citando il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, quindi diciamo che la prima risposta che mi viene è questa, però con dei distinguo. Allora, cerco di essere telegrafico, poi magari se c'è bisogno approfondiamo, i colleghi possono approfondire. Allora, sicuramente è possibile immaginare dei percorsi laboratoriali, passatemi il termine, in cui appunto si affronta in modo molto diverso per quello che ci siamo detti in precedenza, cioè Per contare è comunque molto diverso dalle prospettive che siamo soliti vedere nella scuola primaria. Quindi il problema quale può essere? Il problema può essere che ci siano degli elementi che non fittano perfettamente uno con l'altro. Però la possibilità di costruire un laboratorio in cui si fanno delle riflessioni che riprendono appunto gli elementi che si sono già visti e si mettono in risonanza con degli elementi nuovi, può essere sempre praticabile. È chiaro che necessita di una particolare attenzione da parte dell'insegnante. Questo non vuol dire non vogliamo scoraggiare l'insegnante a non provarci, anzi, come dicevo prima, non è mai troppo tardi. Ma è altrettanto vero che bisogna essere consapevoli che potrebbero verificarsi situazioni in cui ci sono, chiamiamoli così, dei fallimenti, e questo non ci deve scoraggiare, non ci deve far dire non funziona o cose di questo tipo, ma ci deve far pensare che probabilmente appunto il sistema è un sistema complesso nel quale dobbiamo anche noi come ricercatori, ma anche gli insegnanti, appunto orientarci e costruirci dei percorsi che tengano conto di cosa c'era prima, perché i percorsi di Per contare hanno questa caratteristica, cioè sono dei fili conduttori che appunto hanno la necessità anche di essere seguiti in modo conseguenziale, o comunque di sapere cosa dovevamo, da dove siamo venuti, ecco, mettiamoli in questi termini. Dopodiché, ripeto, non credo sia impossibile provarci, questo anzi penso che un insegnante possa provare, poi se trova che quel tipo di approccio è positivo può davvero dire beh all'anno prossimo al posto che un nucleo tematico ne affronto due, ne affronto tre, ne affronto quattro, fino appunto a costruire questo sistema. È un sistema ovviamente che bisogna affrontare con una certa, passatemi il termine, lentezza. Non so se ho risposto alla domanda o se i colleghi vogliono aggiungere qualcos'altro. Mi sembra molto chiaro personalmente, ok? Io avrei un'altra domanda che mi piacerebbe fare ad Anna. Una docente ci scrive: non mi è chiaro come il bambino arriva a sommare le due frazioni sommate insieme, diciamo il tappare il buco, meglio come arriva a trovare il risultato della somma. Prego Anna. Grazie, allora se capisco bene, intanto grazie della domanda. Questo è un punto effettivamente delicato e molto importante da capire bene. C'è stata qualche difficoltà anche in fase sperimentale, proprio perché se non si perde il senso della consegna non ha più senso, appunto.
Allora, qui siamo nel contesto di somma tra frazioni e ci ricordiamo che stiamo lavorando sulla linea dei numeri, dove le frazioni per i bambini sono questi moduli. Quindi, non lo so, riprendiamo per esempio l'esempio delle due bambine che avete visto nei primi due video, avevano un quarto più un sesto, ok? E avevano questi, hanno affiancato questi due moduli. Il problema non è trovare la tacca, diciamo, dove si colloca la somma. Quello è facile, metto un modulo dopo l'altro, esattamente come facevo per i numeri naturali. Se volevo sommare 3 più 5, mettevo 3, mettevo 5 e arrivavo e leggevo 8. Il problema è che adesso sulla linea dei numeri non leggo 8, non leggo la somma, ma se sommo razionali, e quel bambino si deve fidare dell'insegnante, ottengo un razionale e quindi posso scrivere quella tacca dove arrivo come frazione. E questa è la somma misteriosa, la tacca misteriosa, diciamo, come faccio a scrivere quella tacca con un'unica frazione? Questo è il problema, quindi diventa un vero problema di cui si fanno carico i bambini, e quello di tappare il buco è una delle strategie, cioè io posso mettere, diciamo, una frazione, dopo mi rimane un buco e cerco, diciamo, di misurare il buco riempendolo con delle sottofrazioni o delle frazioni che ci stanno. Oppure posso direttamente riscrivere già il primo addendo, ripensare il primo addendo come una sottofrazione. Il trucco, no, che non è un trucco, ma diciamo la scoperta a cui arrivano i bambini, è che ciascun addendo, quindi ciascuna barretta, lo posso scambiare con, lo posso ripensare come delle sottobarrette che ci stanno un numero intero di volte. E questa è la magia, perché quando trovo poi quella barrettina più piccola che ci sta un numero intero di volte nel primo addendo e nel secondo addendo, ce l'ho fatta, perché poi ho quella unità per tot volte, il numero delle volte che ci sta nel primo più il numero delle volte che ci sta nel secondo. E fare questo fisicamente dà senso a quello che è poi il calcolo del denominatore comune. Poi quando faranno questa regoletta da grandi è una cosa che ha già senso. Quindi era un'ottima domanda e questa è la spiegazione. Grazie, perfetto. Anche questo mi sembra chiarissimo. Silvia, ci chiedono una parola, qualche parola in più sul concetto di aspetta che lo leggo, quadratizzata. Ok, allora, è un termine chiaramente non formale che usiamo per indicare quella specie di simbolo, insomma, che assomiglia un po' a una U, ma non è tondo, insomma. E, ecco, come dicevo prima, quello è il simbolo che utilizziamo per l'intero di riferimento. E, diciamo che al di là della scelta proprio del simbolo, che era un po' una scelta per svincolarci da possibili altri simboli già usati, diciamo si ricollega un po' alla riflessione sulla problematicità per quello che riguarda appunto l'intero a cui si riferisce una certa frazione, di cui parlava proprio Anna all'inizio. Per esempio, tipicamente appunto con, se si usa come intero di riferimento un oggetto tipo la torta o insomma altre cose bidimensionali, quando poi si vanno a introdurre le frazioni maggiori dell'intero, uno dei problemi è che proprio, diciamo, una delle difficoltà è quella di riconoscere qual è l'intero di riferimento di cui si sta parlando, ok? Proprio nell'esempio iniziale c'era questo discorso del fatto che se voglio prendere 5/4 di una torta, in realtà devo introdurre un'altra torta, e quindi non è più chiaro se ho dei quarti o ho dei ottavi, perché non capisco più bene qual è l'intero di riferimento. Quindi questo è uno dei motivi per cui appunto noi battiamo tanto e insistiamo tanto sul fatto che si debba sempre esprimere qual è l'intero di riferimento a cui la frazione si riferisce. Questo l'abbiamo visto sia come aspetto applicato poi nell'attività sulla retta delle frazioni. Infatti avete visto insomma che cerchiamo sempre di esplicitare qual è l'intero di riferimento, e infatti tutti i moduli utilizzati sulla retta delle frazioni hanno questo simbolo che accompagna la frazione, e ci preme sottolinearlo perché appunto se cambio l'intero di riferimento, in realtà magari l'oggetto rimane lo stesso,
ma diciamo il rapporto frazionario con l'intero di riferimento magari potrebbe essere diverso. Quindi questo diciamo è uno dei concetti di base. E, dopodiché, un'altra delle cose da tenere presenti quando si lavora proprio sulla retta delle frazioni sta nel fatto che, essendo la retta delle frazioni un oggetto che tiene insieme il significato di frazione come punto su una retta e quindi come tacca, abbiamo avuto come tacca sulla retta numerica, e però anche come rapporto tutto, perché quello che noi facciamo è sostanzialmente in un certo senso anche proprio il segmento che va dalla tacca 0 alla tacca 1, questa cosa si traduce in una possibile, insomma diciamo c'è, bisogna essere un po' attenti a passare al passaggio tra questi due significati. Quindi in particolare, da un lato, se stiamo considerando una frazione come punto su una retta, l'intero di riferimento, se volete, è sia il segmento che va dalla tacca 0 alla tacca 1, ma è anche la misura di quel segmento. Okay? Quindi diciamo si viaggia su questi due significati che sembrano molto vicini, ma in realtà sono diversi e in certi casi questa diversità gioca un ruolo fondamentale. Okay? Quindi per esempio, ecco, il primo che mi viene in mente è che la tacca che indica un quarto dell'intero di riferimento sulla retta è una tacca soltanto, mentre come abbiamo visto nell'esempio della somma di frazioni, io di moduli da un quarto dell'intero ne posso avere tanti, chiaramente almeno quattro, diciamo se lavoro su 0,1, ma anche di più se poi vado oltre. E quindi diciamo lavorare, ecco, con i moduli come parte tutto è una cosa diversa rispetto a lavorare su un quarto dell'intero come tacca. Ecco, spero di essermi spiegata, ma insomma questa è una differenza abbastanza sottile, ma insomma è importante perché gioca su due significati un po' diversi. Perfetto, grazie Silvia, grazie a tutti i colleghi dell'Università, grazie a Paola Angelucci della Fondazione ASPI. Datemi ancora 2 minuti per darvi qualche informazione tecnica di chiusura, chiedo alla regia se può darmi la possibilità di mostrare lo schermo. Ecco, vi volevo ricordare che riceverete un'email come quella che state visualizzando e la riceverete da Labre Connessioni e che cliccando su questo pulsante, il mio certificato, dovrete aspettare qualche minuto e poi questo si scaricherà. Questo è un arrivederci al prossimo webinar, perché appunto vista l'ora e visto la vostra eroica partecipazione siamo arrivati al termine. Vi invito a fare un giro sulla galleria di riconnessioni che trovate sul nostro sito, dove troverete tantissime attività didattiche caricate dai nostri insegnanti e dai nostri informatori che sono a vostra disposizione. Per tenervi aggiornati sulle attività di riconnessioni potete andare a vedere la pagina Facebook e eventualmente anche iscrivervi alla nostra newsletter. Se vi sono piaciuti i webinar come quello che avete visto, passate parola ai vostri colleghi e diffondete la notizia, perché abbiamo piacere che vengano utilizzati dal maggior pubblico possibile. Ci vediamo presto al prossimo webinar, tutte le info su riconnessioni.it. Chiedo alla regia di togliere il monitor per un saluto vis-à-vis. E ancora grazie a tutti, gentili colleghi, e buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata, grazie. Grazie mille, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi.